Amici di Planet TV, non tutti i Malù vengono per nuocere, anzi, questo Malù è bello. Siamo a Prato, siamo tornati, perché il Malù ci piace a Planet TV, per cui fanno tanti eventi. Malù poi fa rima con Planet TV, capito? È vero, quindi. Che ti può dare di più? Siamo tornati perché questo è un posto che fa tanti eventi, ogni volta a star lì dietro non è facile. È sempre una festa, sempre DJ nuovi, sempre feste, sempre situazioni divertenti. Sai che cosa c'è? C'è il concorso di bellezza nazionale, Miss Grand Prix e Mister Italia, che stanno cercando i nuovi partecipanti, quindi stasera da qui inizieranno a cercare nuovi partecipanti. Le selezioni. Sì, e in più verrà eletto il Mister, Miss e Mister Tuscany Fashion. Sì, una cosa del genere. Tuscany Fashion. Insomma, queste corse di bellezza di Claudio Viciani, lo conosci? Ok. Di Studio Movimenti. Quindi noi siamo qua anche perché, sempre parlando di bellezza, c'è un bellissimo e bravissimo DJ internazionale. Stasera qua, Manuel Ribeca. Allora, entriamo, vediamo, viviamo, andiamo. Piazza Mercatale, Planet TV, nel cuore Prato. Di Prato. Marco Viciani.
quando dico Manu e Rebecca, tutte le donne. Impazziscono. Adesso scappano. Scappano. Manuel, che bella per te qua in Toscana, a Prato. Ormai giri tutto il mondo, quindi. Assolutamente, sono già 4 anni che faccio questo tour internazionale che mi porta dai paesi dell'est fino in America, Spagna. E ora niente, sto lavorando a un progetto in Svizzera che mi vedrà presente in tutti i migliori festival, dalla Street Parade a Zurigo al Vibes Festival a Crans Montana. E niente, qua vengo a trovare degli amici che ho conosciuto al Twiga quando ero guest lì nel locale di Flavio Briatore. Luca Baldi e Massimo, stai parlando, sì. Che sono i gestori di questo locale, Malu. E niente, porto il cappellino perché in verità ieri avevo 38 e mezzo di febbre e quindi... Però non sono... Non è che il cappellino fa un po' tamarraid? Ma anche no. Diciamo che... Perché nel suo percorso c'è anche stata la partecipazione, sì, a quel programma televisivo. Cinque anni fa ho fatto un programma in TV che diciamo che mi ha portato molta mediaticità, quindi sono riuscito a suonare anche di più rispetto a prima, che in Italia sapete bene che la TV comunque dà una buona spinta. Faceva concorsi di bellezza o il DJ ha scelto... Io ho fatto in verità il modello per 5-6 anni anche a buon livello, poi dopo ho fatto quest'altra scelta musicale, è una passione che avevo fin da piccolo e diciamo che mi è riuscita bene, poi diciamo l'immagine e le qualità aiutano. Io spero che ti dicano che sei un bravo DJ, non un bel DJ, capito? È diverso. L'importante è far ballare la gente, quindi certo, farla divertire. Credo che sia quello il segreto, farla divertire e capire ogni situazione musicale e tutto il resto. Non so se è una bestemmia, ma sei te che hai detto Dio è un DJ? Ma no, diciamo che quello è un... È una cosa che gira su Facebook, però possiamo anche pensarlo, dai. Nel senso che bisogna essere per fare il DJ delle... No, diciamo che adesso il DJ è diventato quasi, è quasi visto come un dio, no? Dai ragazzi, dai giovani, tutti lo vogliono fare, non è poi così facile in verità. Perché bisogna anche soprattutto sapere la musica, quindi hai studiato, oltre ad essere bello bisogna sapere, se no non si gira il mondo. Certo, ora tra poco lo vedremo all'opera, sì, qui al Malù, dove c'è tanta gente e sicuramente sarà un successo come sempre. Grande Manu. Grazie. Manu e Rebecca qui al Malù a Prato con Planet TV. Bring the action. When you hit this in the club, you gotta turn the shit up. You gotta turn the shit up. You gotta turn the shit up. When we up in the club, all eyes on us. Quindi vince il mister di questa sera, il mister Tuscany Fashion Trend del Malù, fa questa fascia a... Avete
avete seguito molto spesso i concorsi di bellezza Miss Grand Prix, Mister Italia, che sapete sono questi concorsi sui movimenti che sono gestiti nella Toscana da Claudio Vigiani, e spesso e volentieri le toscane vincono dei titoli importanti nazionali. Qui ne abbiamo una che è Sara Panella, che l'anno scorso ha girato tutte le selezioni regionali in Toscana di Miss Grand Prix, è andata alle finali nazionali, ha vinto una fascia nazionale, sei la Miss Novella 2000. Quindi sei la testimonia di questa rivista. Sì, mi metteranno sulle copertine e avrò successo per questo, e ringrazio Claudio Vigiani per questa occasione, grazie. Io come alta, non c'era bisogno, c'entri nella copertina tutta? Non so come faranno. Su misura. Quindi sei diventata una ragazza da copertina? Sì, ma sono molto felice. Da dove vieni, cosa fai nella vita? Faccio studio ancora e vorrei diventare stilista. E vengo da Pisa. Quanti anni hai? 19. Quindi sei giovanissima, sei fidanzata? Perché... Sì. Ah. E tuo fidanzato è contento che... Sì. Adesso è fidanzato con una ragazza da copertina. Sì, deve essere fiero di questo. Va bene, allora ti faccio un in bocca al lupo perché per il tuo futuro. E niente, Miss Novella 2000 nazionale, ce l'abbiamo qui stasera al Malù con Planet TV. Come on, let's work. Come on, let's work. Come on, let's work. Come on, let's work. Come on, work it to the bone. Come on, let's work. La vedete questa faccia? Lo vedete? È ricercato in tutta Italia la polizia, no? No, è così. Allora, lui è il fidanzato di... No, di nessuno. Come? Ah. Di Nancy. Una Miss. Ah, che bello. Quindi la storia è nata nei concorsi o c'era già prima? No, nei concorsi. No, che bello. Grazie a Claudino. Quindi Claudio fa diventare ragazza copertina, fa le love story, fa nascere. Fa tutto. E ti ha fatto arrivare, ora non proprio lui, ma la tua bellezza... A Miss Toscani. Sei Miss Toscani per questa sera. No, dai. Mister Italia. Però lui è arrivato tra i primi 20 nelle finali nazionali di Mister Italia. Complimenti, perché hanno in migliaia di tutti i più belli d'Italia sei arrivato tra i primi 20. Ma strano ma vero. Hai pagato, dai, c'è bello. Assolutamente no. E qual è stata la tua arma vincente? Ah boh, fascino, boh, la simpatia, fascino. Secondo me, simpatia. Fascino, fa l'ha detto. La simpatia, la simpatia. Secondo me la simpatia. Sei simpatico, che l'hai raccontato per dire sei simpatico? Me stesso, sono sempre me stesso, in ogni occasione. Ma te sei livornese che scia? Sì. Come si fa uno di Livorno a diventare uno sciatore? Mamma e babbo mi ci hanno messo da piccino e quindi... Conosci il nautico? No, sulla neve. Sulla neve? Quindi è una passione che è cresciuta fin da piccolo, diciamo. E gli addominali invece quanto sono cresciuti? Ce l'abbiamo gli addominali? Addominali ora in questo momento no, non so dove sono andati. Un pochino sono rimasti. Facci vedere. Ah, no, la tartaruga c'è. C'è la tartaruga in pancia e il criceto in testa, vero? Si è cappottato. Abbiamo tutto stasera. Abbiamo anche, come ti chiami? David Lari. Domanda difficile. David Lari, che questa sera quindi avevamo anche uno dei primi 20 Mister Italia, ce l'avevamo qui al Malù con Planet TV. Anche stasera seratone. Sai perché? Penso che ultimamente mi porti fortuna un fratello che si chiama Marco Vigiani. Dai. E sono contento perché ti ho unito insieme sia Marco e Claudio. Il fratello. Tutto il team è formato in una bellissima Laura Toccafondi. Ah vabbè. Che veramente penso Mezza Italia l'invidia. Però è simpatico. Ma ce l'abbiamo noi. Ce l'abbiamo noi. E devo dire una cosa. Lavora con in
intelligenza e con criterio in questo momento difficile, penso che delle soddisfazioni se ne è uguale. Oggi bisogna accontentarsi di poco e in un mondo molto difficile sia per noi. Ma la qualità vince. Lavora, ma la qualità vince, mondo. Vedi, senza bottiglie. Stanno arrivando le bottiglie, scusate perché stanno arrivando un sacco di bottiglie. Una famiglia, sempre, dovunque andiamo siamo una famiglia, noi con i Biciani, con tutto lo staff di Prato, Firenze, Porte dei Marmi, Twiga, allora devo dire ti ringrazio un'altra volta, ringrazio alla Nicoletta a festeggiare il suo compleanno qui e ringrazio Planet TV, la Laura Toccafondo, è un grande, Claudio e vi riaspetto alla prossima. Sempre grandi successi e grandi personaggi. Non solo Malù, ma tutti i locali dove ci divertiamo. Auguri Nicoletta, auguri, auguri! Grazie.